sono sul percorso di gara per la sicurezza degli atleti e dirigenti del gruppo, ore 14:30, numerose come avete sentito, 45 la montagnola della gara, possiamo avanzare con le auto e le moto al seguito. 3, 2, 1. Ale, partiti, l'applauso, l'incoraggiamento agli esordienti del primo anno che iniziano l'impegno all'ottavo memorial. Sono novità da raggiungere. Due giri al termine, prova l'accelerazione Giordano Curocchi con il numero 2, la maglia del primo anno. Tiro conclusivo, poco più di 3 km alla conclusione, il suono della campana a fare l'andatura. Che prende posizione l'atleta della Pesarese, poi va a vincere Marco Cecchini della Pesarese. Marco Cecchini della Pesarese conquista. Fare l'andatura con il 19 Andrea Troiani, la posizione Pilax, l'edilizia di Sebastiano Lienzo, la di vivere. A fare l'andatura con il numero 12 Andrea Russo del pedale Chiaravallese, sempre con il 23. Vai Luca! Dai Luca! Credici! Credici! Secondo anno, vediamo chi riesce a scontarla al Movimento Sertano, poi c'è il recupero, la vittoria dell'atleta extraregionale Vigilio della Fausto Coppi. Si sono controllati alla fine per il titolo regionale, lasciando .818. Marco Cecchini non è solo il vincitore dell'ottavo Memorial Anselmo Perini, ma il neo campione regionale della categoria, e vincenzo a Marco Cecchini della società ciclistica pesarese. Applauso per Marco Cecchini. Dopo la foto e le riprese televisive, i ragazzi femminile con Agnese Quagliani, Monica Verdenelli, Alice Rossini. L'applauso per le ragazze della prima gara che guadagna Stefano con Simone Paradisi. Invitiamo poi anche il vincitore del primo anno a restare in zona per la foto insieme a Serra dei Conti, nonostante le gare in concomitanza hanno cercato di resistere, poi alla fine in prevalenza